Bravo Gatti, bravissimo Bravo. Gatti, grande, la fascia l'ha responsabilizzato. E il peggiore, secondo me, vi stupisco, secondo me è un peggiore del primo tempo, perché poi nel secondo tempo sono stati tutti più o meno lì, peggiore del primo tempo Cambiaso, perché da lui mi attendo tanto, e due o tre palle che ha avuto sulla destra, che può concretizzare, si è perso, non l'ha data subito, cioè abbiamo massacrato, ho sentito massacrare Vlahovic per quella palla effettivamente sbagliata, non data a Nico, a Conceição. Cambiaso nel primo tempo ha avuto due o tre volte con contropiede, chiamiamolo contropiede, che si dipana sulla fascia destra e lui perde il tempo giusto, e non me lo aspetto da lui, che è stato invece ma il migliore, uno dei migliori. Non è massacrato con una palla che sarebbero due, perché ci sono due palle che deve dare a Conceição, ce n'è un'altra quando va a calciare di destro che se gli ha da Conceição e sono in porta. Penso si riferisse a quella, Alberto. Non a quella della ripartenza. Di Vlahovic. Allora, Vlahovic ne sbaglia due, ha ragione il mister, ne sbaglia due. Una che tutto lo stadio fa... Com'è che fa? Com'è che fa? Facciamo insieme, ragazzi. Insieme. 3, 2, 1... Ma dai! Ne ha sbagliati due e pesanti. Ne ha sbagliati due e pesanti. Ma poi però non è mai per stato la squadra. Io... No, ma per carità, allora dobbiamo una cosa. Allora, se diciamo, non è che il peggiore, non è che Vlahovic ha giocato da 4. Ripeto, io Vlahovic sono ben contento che sia il centravanti della Juventus. Perché quando se fai una critica a Vlahovic, poi ti cominciano a dire che no, ma no, Vlahovic, meno male che c'è, perché non è che ne vedo sicuramente uno più forte di Vlahovic nel campionato italiano, che è Lautaro, però per il resto non lo cambierei con nessuno. Deve fare un salto di, secondo me, l'ultimo. Lui è un buon giocatore, per diventare un campione deve fare uno step, perché ancora sbaglia troppe cose facili che un giocatore della sua portata non deve sbagliare, deve migliorare su questo, perché se invece ci accontentiamo di questo Vlahovic, secondo me ci accontenti è deleterio, sarebbe un delitto accontentarci di questo Vlahovic. Riassume quindi quella palla del boato non è quella al limite che porta sul destro? No. Okay. E sulla tre quarti più o meno. E sulla tre quarti rubiamo palla, partiamo un due contro verso la nord, e lui si allunga la prima palla e se la fa portare via di netto. Quella palla lì è bravissima, perché quella è una palla che andiamo in porta e lui si gira, prende e punta l'avversario. Cioè, non è una palla che non ha tempo per pensare, è una palla che lui la deve gestire meglio, perché se diciamo che si può sbagliare, ma per carità, si può sbagliare. Però Lautaro, facendo l'esempio di prima, su quella palla lì manda in porta Barella, manda in porta Dumfries, chi gli viene a supporto lo manda in porta, Luca, e non puoi perderla, ma proprio senza subire neanche fallo, proprio presa di netto, perché lui se l'allunga troppo, un errore grave, dai. Trezeguet un errore così non lo fa mai, si appoggia, non è che devi andare via in dribbling, prende la palla, si gira, tac, gliela mette lì sulla fascia a chi arriva, se arriva Nedved, se arriva Camoranesi, gliela appoggia lì e si butta dentro. Secondo me Trezeguet non è lì, mister. Secondo me Trezeguet non è lì per quella palla, però Trezeguet è più avanti, è 20 metri più avanti. Però se non è lì è fuori gioco. È più offensivo. Qualche volta l'è stato, insomma. Cioè, secondo me non era quello la dote migliore di Trezeguet. Sì, ma io voglio che sia la dote. Però era bravissimo ad appoggiarsi proprio perché non voleva tenere la palla tra i piedi. Si non appoggiava. È che abbiamo comprato Vlahovic perché deve essere il miglior primo difensore, perché è il primo che difende. Vlahovic l'abbiamo comprato perché deve far gol, non perché difenda bene e faccia partire sporco l'azione avversaria. Me ne può anche far partire un po' più pulita, però quando c'ha la palla ad andare in porta, soprattutto in partite dove ci sono due o tre occasioni da gol, non di più, perché ce ne sono in partite bloccate come quelle con la Roma, che io ho un'idea diversa da tanti. Per me è stata una buona partita tatticamente, molto buona, e solo che quando due squadre giocano tutte e due bene tatticamente, solitamente finisce per diventare una brutta partita. Okay? Vi posso fare una domanda? Devi.
Michele, scusa, tu vai nelle sale stampa, fai le domande ai più grandi allenatori italiani e non puoi farle a noi? Scusa. Vabbè, però non ho mai fatto una domanda miseriata, quindi mi il più grande di tutti. Esatto, chiedo il permesso. Ma secondo voi non siamo un po' troppo... abbiamo delle aspettative su quello che può essere Dusan Vlahovic. Invece noi, secondo me, dobbiamo capire quello che è oggi, il tipo di giocatore che è oggi, non quello che può diventare. Ma oggi, secondo me, non è ancora un giocatore di livello mondiale. Io lo dico molto chiaramente, ripeto, un giocatore forte, ma non è un giocatore di livello mondiale, e lo dimostra anche quello che fa con la nazionale. Il giocatore di livello mondiale sono altri. Allora, perlomeno lo può diventare col lavoro, lo può diventare, perché è molto giovane, ma se tu mi prendi contestualizzato oggi, non è ancora un giocatore di livello mondiale. È ancora un prospetto. Qual è la sottile... Per quello che penso io, è... Ma è un discorso di quantità di gol o di come gioca? Di come gioca. Perché anche nell'azione, Vlahovic a volte fa delle cose bellissime, l'azione dopo, la stessa palla che ha fatto una cosa bellissima, la sbaglia clamorosamente. Ma io poi, ripeto, in televisione a volte si vede in un modo, se vai allo stadio te ne accorgi che magari c'è un'apertura facile e la sbaglia, poi c'è un'apertura difficile e la zecca. Cioè questi alti e bassi di Vlahovic che ancora secondo me sono un pochettino destabilizzanti. Può essere anche un problema il fatto che ad oggi giocatori giovani, ovviamente Vlahovic non è più giovane perché ha 24 anni, ma determinati giocatori non riescono ancora a fare la differenza perché la faranno più in là. Io leggevo nella chat Lautaro Martinez che ha 24 anni non ti faceva la differenza. Lautaro lo stiamo vedendo in questi anni. Ma infatti io cosa ti ho detto? Io ti ho detto Vlahovic è un giocatore forte, non è ancora un campione, deve lavorare per diventare un campione, ha la potenzialità per farlo. A me dà l'impressione, io quando lo paragono, lo dicevo l'altro giorno, per me è Vlahovic è il primo Vieri. Sì. Come caratteristiche. Vieri poi è diventato anche andando in là è migliorato anche tecnicamente tanto, no? Se vi ricordate il primo Vieri era molto impetuoso. Ma non solo, mister, ti aiuto. Vieri migliorò tantissimo nel giocare. Esatto. Che non è solo il stop alla palla, non stop alla palla, ma nel giocare. E questa cosa gli ha permesso di essere da un attaccante da 15 gol diventare un attaccante da 25-30 che le difese temevano anche per i movimenti che faceva e non solo per il tiro che aveva, che poi era il suo pezzo forte, no? Ma infatti io ti dico che quando si fanno delle critiche ai giocatori della Juventus, a me da parte mia, io le faccio, vabbè, un po' per gioco, ma un po' perché siano costruttive, non distruttive. Cioè, cosa è scritto? Non ve leggo. Il non verbale di Panoz è eloquente, dici cosa pensi e sfonda il mondo. No, mi segue sul canale Panos for You per tutta la parte di comunicazione, evidentemente, grande Gianni. No, allora, sono tanti argomenti qua. Uno sì, però, su Vieri... Dove sbagliamo? Dove sbagliamo? Allora, secondo me sbagliamo perché noi vediamo tutte le partite di Vlahovic, lo analizziamo su tutte le cose che fa, ogni mentre virgola. Gli altri attaccanti contiamo i gol fatti e basta, e difficilmente vediamo gli errori che fa durante la partita. E quindi Vlahovic, che oggi è... 2 gol in 3 partite, ha preso 3 pali la prima partita, adesso non me lo ricordo più, ma sbaglia la partita con la Roma, critiche a Vlahovic. Non è critica perché noi lo analizziamo, no, ma, partita, ma Paolo, costruttive, mister, costruttive. Stiamo parlando di Juve-Roma e analizziamo Juve-Roma, no? Non è che come no, io allargo, mister, allargo. Ma non è che critico Vlahovic nella partita, ma perché Vlahovic non è stato all'altezza, quella. No. Ok. Però Vlahovic magari Se vedessimo un altro attaccante di un'altra squadra, Raspadori del Napoli, possiamo dire se ha fatto bene o ha fatto male, non lo so. Noi vediamo Io ho visto l'attaccante della Roma, che l'anno scorso mi era piaciuto nella Liga, io domenica non l'avrei preso neanche per giocare in una squadra come benissimo. Eppure l'anno scorso ha fatto grandi cose in Liga,
Ma l'hai visto lì? Se poi Dobbik magari avesse fatto due gol e magari un gol molto bello nella partita col Cagliari, diremmo, caspita, la Roma ha fatto il grande colpo. Perché non vediamo tutte le partite e analizziamo tutti gli attaccanti. Questo secondo me è... Ma Vlahovic le vedo tutte. Io Vlahovic le vedo. E certo, certo, quindi... di Vlahovic sì. Ma e quindi vedi tutto, vedi il bello, vedi il brutto. Degli altri, siccome sono attaccanti, se segnano, bon. Ma di Vlahovic, se non fosse la nostra squadra, sapremmo che Vlahovic ha fatto due gol e ha preso tre palli. Allora, Panotti, tu parli con uno che quando Vlahovic è arrivato alla Juventus ha detto Vlahovic ha un potenziale addirittura per me superiore a Holland. E a oggi ho detto una gran fesseria. Ho detto, poi hai voglia che Holland la giocava nel Manchester City, gli arrivavano 10 palloni palle gol a partita e Vlahovic ne arrivavano 10 ogni 6 mesi e quindi no, potrei difendermene così, però fisicamente Holland a me sembrava uno da superpoteri, no? Però un fisico enorme che una volta che mi prendevano le misure mi sembrava Vlahovic, avevo grandi aspettative. Oggi ti dico, un giocatore forte, sono contento che è la Juve, ma il passo per diventare un punto di riferimento della Juve, secondo me, non l'ha ancora fatto. E io me l'aspetto. Posso lanciare la provocazione? Che Vlahovic non è migliorato davvero poco da quando ha lasciato Firenze? Sì. Io la penso esattamente così. Cioè, io mi aspetto, questo Vlahovic qua, il primo anno, sarei stato contentissimo. Adesso, secondo me, deve fare quello step. Cioè, lui non può essere nazionale che non è un riferimento neanche per la Serbia. Cioè, ragazzi, quelli che sono i campioni nella loro nazionale sono portati così e c'è poco da fare. Andiamo a vedere. Fanno giocare ancora Cristiano Ronaldo, c'ha 41 anni, non paragoniamo a Vlahovic. No, ma per dire... Sono giocatori che sono nel loro nazionale. Vlahovic non è un riferimento ancora della Serbia, e quindi io intendo quello. Secondo me ha il potenziale per diventarlo e ci deve lavorare. Di queste tre partite, il voto di Vlahovic globale di queste tre partite? Di queste tre partite il voto globale di Vlahovic è 7. Ok, come il mio. Okay, quindi bene, io vorrei portarmi a casa questo 7 e dire... Su tre partite, 7, se ci spostiamo ne fa due bene, una male, possibilmente bene. Una bella partita, non di nuovo da fare due gol, che okay. Faceva certo. Una buona partita contro la Roma e ti avrei detto 7,5 o magari 8, certo, certo. No? Perché certo, le prime due partite, io la prima partita contro il Como non ha segnato Vlahovic, mi è piaciuto tantissimo. Sì, okay, ma l'ha detto io non guardo se fai gol, se non fai gol, non guardo neanche se tu sbagli certi gol, perché vuol dire che ti sei creato l'azione e magari oggi non lo fai, ma poi arriveranno. Ok? Quindi... Chiarissimo. Però io volevo portare una ventata di positività a dire partita. Abbiamo un attaccante che nelle prime tre partite si è meritato un globale 7. Speriamo che continui così. Se Di Gregorio, che mi piace molto come portiere, no? In una partita farà poi un errore, tu mi chiedi quella partita, ti dico Di Gregorio è stato insufficiente. Non vuol dire che dovevamo tenere Szczęsny perché abbiamo preso Di Gregorio, no. Ma io vorrei essere solo un pochino più aperto e dire andiamo a giudicarlo di nuovo fra magari alla decima partita, facciamo una valutazione globale su Vlahovic e diciamo siamo fermi. Invece secondo me, a me è sembrato iniziare bene, ha avuto una battuta d'arresto con la Roma, che non mi preoccupa troppo. Poi se mi fa di nuovo tre partite con quella da Roma, se Blano mi dice diamo i voti alla partita con la Roma, io parlo della partita con la Roma, se tu le prime due partite hai fatto 13 gol è bravissimo, ma la partita con la Roma l'hai giocata meno bene. Ma è la stessa cosa che dico io di Cambiaso, migliore in campo a Verona, secondo me contro la Roma molto male. Ma io non sono d'accordo con te su una cosa, perché non puoi su Cambiaso dire male perché ha giocato male il primo tempo, c'è tutta la partita, il secondo tempo Cambiaso l'ha fatto poco. Da sei come quasi tutti gli altri. Lui si è proposto bene, non ha fatto una partita alla fine insufficiente. Il primo tempo ha perso un paio di palloni verso la batteria, secondo me, e ti do ragione a te, no? Cioè, ha pasticciato
ha pasticciato un pochettino. Ma non vengo a dire, oh mio Dio, cambiato, non lo so se migliorerà, eccetera, eccetera. Boh, ha sbagliato al primo tempo e pace, è finito. Ma io non voglio dire quello che... Per me i giocatori no, ce lo rubano. Sono forti tutti, Per me i giocatori della Juventus sono i più forti di tutti, ragazzi. Cioè, nel senso che io mi innamoro dei giocatori della Juventus. Poi, da quelli che reputo più forti sono anche quelli che magari a volte li critichi di più perché di più tanto da loro, no? Cioè, certo. Bangura non ha fatto una buona partita, perché ne aveva fatto due ottime partite anche lui. Questa partita a fine primo tempo infatti l'hanno levato. Savona invece ha giocato a un buonissimo livello anche questa partita. Però secondo me Savona è mancato negli ultimi 20 minuti, nel senso che ha fatto il compitino, mentre forse, questa è la mia personale idea, se avessimo avuto Cambiaso a destra, avessimo tenuto Caballa a sinistra, Cambiaso a destra mi avrebbe dato qualcosa in più. Quando costruivamo gli ultimi, non gli ultimi 10 minuti, perché quando è uscito Vlahovic siamo rimasti quasi chiusi nell'area, però prima Savona, sono arrivati dei palloni, lui li ha scaricati, un po' come dicevi di Trezeguet, li ha appoggiati molto facili, mentre gli altri si vedeva che facevano qualcosa in più. Sì, però Panos, devi anche contestualizzare una cosa, no? Chi gioca con te sulla fascia? Comunque Michele, come Verona, che gioca mai più domande, perché ogni domanda quasi scatena un'ora e un quarto, però va bene, finiamo. Se sì, contro il Verona giocava davanti a Savona Cambiaso, che è meno offensivo. Questa volta ha giocato con Sessão il secondo tempo, ci sta che magari Motta gli ha chiesto di spingere di meno perché era sempre con Sessão quello che andava a buttare, no? Quello non è una questione di spinta, era una questione di visione di gioco o di intelligenza di fare quel passaggio che magari non ti aspetti, no? Che da Cambiaso mi aspetto un po' di più. Uno che nel giro io Savona tutta la vita, evviva Savona! Beh, cioè, hai capito? E c'è sempre pulito nel giro palla, non deve fare grandi cose, non deve fare colpi di tacco, deve far uscire l'azione pulita. Buono. Avrei sostituito il Diz, ci scrive Raffaella, pochi messaggi fa ho visto qualcuno che scriveva, beh, Cambiaso però al 60° dava segnali di stanchezza evidenti, non so se chi l'ha scritto era allo Stadium, a volte queste cose anch'io quando sono in diretta, mentre faccio la cronaca, segnalo delle impressioni. Per esempio, guarda, incredibile, 5-6 minuti prima del gol di Cambiaso col Como, gol del 3-0, Cambiaso due volte riparte, una volta rimane a palla indietro, una volta in difficoltà a inseguirla, io dico, Cambiaso mi sembra parecchio stanco, potrebbe essere il giocatore da cambiare. 5 minuti dopo fa quella progressione dove secondo me è bravissimo a gestire un momento con lucidità, perché era secondo me oggettivamente stanco e fa quel bellissimo gol. Quindi a volte poi sai, non è che se uno è stanco non può fare cose, o a volte addirittura le nostre sensazioni sono errate in base magari a un paio di movimenti goffi, una palla che ti scappa, eccetera. Certo che in questa fase del campionato secondo me si vede abbastanza quando c'è il picco, il crollo di per esempio c'è stato il Turam, no? Nella prima, che a un certo punto lì secondo me omologata, ragazzi, Thiago lo toglie, omologata, ecco, Thiago lo toglie esattamente 5 minuti dopo che si vede proprio il calo di forze di Kefren Turam. Detto questo, torniamo alla strettissima attualità su Nico Gonzalez. Ovviamente scrivetevi se vedete aggiornamenti vari, eccetera. Sky Sport, l'ultima che aveva dato, almeno che io abbia visto, risale a 3/4 d'ora fa, riferiva di ancora dubbi qua, diciamo, fronte Juventus sulla natura del problema di Nico Gonzalez, perché non ci sarebbe chiarezza rispetto al fatto che, presa la botta alla caviglia che l'aveva steso a pochi minuti dalla fine del primo tempo, a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo chiede il cambio, è la caviglia e può essere il frutto di quella botta, una distorsione, solo una botta, e la muscolare. Attenzione, perché dalle ultime vi parlano di tallone, Mirko di Natale, c'è un po' di confusione e Juventus starebbe proprio in questi frangenti dialogando con lo staff dell'Argentina per capirne di più. Ovviamente, dove vuole arrivare la Juve? Vuole arrivare a
oltre una, in base alle risposte che mi dai, poi io parlo anche col giocatore, ma c'è anche una soglia oltre la quale il giocatore deve rientrare. Cioè, cosa sta lì a fare? Intanto, ecco, una cosa dai media argentini esce chiara. Nico Gonzalez non sarà disponibile per la gara contro la Colombia. Quindi non è la classica botta, mister, che ti fa male, che ti preoccupa, ma che già il giorno dopo ti rendi conto che la devi solo... Sì, però Luca, mi fa dire una cosa, che sono già usciti dei tempi di recupero. Sì. Che non si sa ancora cosa si è fatto. Se tallone, caviglia muscolare... E già dicono quanto ci vorrà per recuperare, fa ridere. No, perché questo? No, perché in Argentina dicono non gioca contro la Colombia e ne ha per una decina di giorni, senza definire qualcosa. Magari, tra l'altro, io ritengo che i media argentini in questo momento possono essere anche più attendibili di noi, perché così come noi in Italia abbiamo il modo di interloquire con il mondo di Coverciano, ognuno alla sua maniera, là faranno la stessa cosa. Quindi loro dicono... Salta anche, se ha 10 giorni, il salta anche l'Empoli è una conseguenza nostra. Io dico, prendiamoci un attimo di tempo, intanto se torna a casa male non fa, bravo Andre. Certo, se non è un puro muscolare, ma è un riflesso, che può essere il fatto che ci hai male alla caviglia, giochi messo male per 8-10 minuti, ti muovi male e ti viene in questo momento che sei sotto carichi, eccetera. Succede anche che senti un affaticamento, un indurimento, una contrattura, se il tallone... Come fai a infortunarti il tallone, mister? Spiegaci, un'infiammazione. Beh, il tallone si diviene infiammazione, la tallonite. Una cosa diversa, però. Sì. Intanto, appunto, secondo Mirko di Natale, colpo al tallone. Esami oggi, ecco perché esami oggi, se fosse così, ecco perché Juventus non ha ancora cognizione precisa della diagnosi della selezione. Prego. No, che non ti venga una specie al tallone, a volte quando prendi queste botte molto forti, che non ti vengano tipo una, adesso non so tecnicamente come si chiama, ma tipo una borsite, no? Che dove si infiamma il tallone, e quindi quello è un pochettino più fastidioso, perché poi diventano degli infortuni che sono gestibili, ma che sono lunghi e comunque ti condizionano, Luca. Perché sai, soprattutto uno che vive di scatti, di cambi di direzione, come lui, perché lui comunque è uno che quando punta l'uomo lo fa in maniera importante, e avere male al tallone ti limita. Quali di questi tre argomenti scegli, Alberto? Depay. Basta parlare di Depay. È un giocatore finito da 3 anni. Continuano a associarlo alla Juventus. Fa 3 partite all'anno e poi siamo qua a parlare di Nico Gonzalez. Oh mio Dio, salta 3 partite. Depay è un giocatore che, ve lo ricordate, perché probabilmente l'avete visto giocare 100 anni fa e pensate che sia ancora quel giocatore lì. Scordatevi, segnare all'Inter. Andiamo avanti, sì. Ecco, ha fatto quello l'anno scorso. Chiedete ai tifosi di Atletico. Beh, anche un ingresso, anche un importante ingresso da backup in Coppa del Re. Sì, no, però scusa, mi definisci. Ma dai, uno che spende 6 milioni di euro. No, dai, no. A parte che stava... Allora, ragazzi, Depay stava trattando a Nizza a 2 milioni e mezzo per 2 anni, quindi... Se non c'è nella sua testa la rabbia, se non ci sono gli Stati Uniti, quello è range. Anelka. Allora, ascoltami, Panos, la mia domanda sulla tua forte presa di posizione è la seguente. Intanto abbiamo la clip, hai visto? Ragazzi, ormai restano... Fantastico. Ascolta, Alberto, quando tu dici finito a 3 anni, cosa intendi? Cioè, per te un giocatore è finito quando? Quando ha un ingaggio spropositato per il contributo che dà nell'arco della stagione. Quindi, un giocatore come Depay vive sull'onda del l'avevo visto, ha fatto delle belle cose. Ritorniamo al discorso di Vlahovic, lo analizziamo tutte le partite, Depay, vediamo gli highlights di un gol bello che ha fatto, di una grande cosa che ha fatto, ce lo ricordiamo.
Quindi un giocatore che non, soprattutto in una squadra come la Juve di quest'anno, che punta molto sull'aggressività, sul ritmo, sull'esserci sempre presenti, ecco, non è affatto un giocatore per il nostro mister. Quindi non capisco il perché si debba rivolgere a De Pai. Ragazzi, lo diciamo. Thiago non ha voluto Morata. Secondo il ragionamento, tu dici, tantomeno vorrebbe De Pai. Sì, perché comunque Morata è più un giocatore di squadra, eventualmente. Sì. De Pai è un unicum, quello che ti fa la giocata, sicuramente ti stropicci gli occhi perché ha fatto una grande cosa, ma poi te lo tieni lì, che vediamo delle partite che dov'è De Pai? C'è, tra l'altro, c'è in panchina? No, è rotto, deve recuperare, rientra, fa 10 minuti, male, però De Pai ha sbagliato quel controllo, non si impegna. No. Allora, ringrazio l'Ormar Figuez, che hanno rinnovato con 3 caffè al mese, un anno per Figuez, Figuez, fighetto, capito? Comfortably numb, create dipendenza, ci scrive, no? Siete voi che ci create dipendenza. Domani JB Power, attenzione, dalle 17 alle 18, adesso vi comunichiamo tutto. Domenica, ragazzi, da quest'anno iniziano diverse cose. C'è un nuovo format su questa piattaforma che spaccherà, ed è la domenica sera, mancava, appuntamento fissa, che sia un po' spartita, che non sia un po' spartita, è la domenica notte con Zampini, Fusco e ospiti sempre, tutte le domeniche, prevedo cose turche, cose tipo il Diz, hai capito? Cose di questo genere. Allora, su Depay volevate... Allora, Michele, su Depay ti ascolto, tanto tu non sarai d'accordo con Alberto. No, invece sono Depay svincolato, ricordiamo. Sono d'accordo con Alberto. Cioè, cosa va ad aggiungere a questa squadra? Uno in più al gemedico, quello sicuramente. Mister? No, l'ho detto prima, sono d'accordissimo con Paolo. Cioè... non andiamo dietro a figurine, andiamo dietro a nomi, a prospetti concreti, prospetti che possano crescere, migliorare. Le figurine non ne abbiamo bisogno. Io faccio sondaggio perché ieri avevo percepito una psicosi invece quasi opposta. L'idea di mettere uno con esperienza lì alla bisogna, e non è che ci sia molto sul mercato, degli svincolati, Depay è il nome che staglia, Depay ha 2,5 milioni un anno più opzione altro anno. Proprio faccio 2,5 netti, netti, che poi sono... Non fatevi condizionare da Panos, siate cinsieri, come dice Fonseca. Siate torno tra pochissimo. C'è anche Origi, no, perché non è sotto contratto. Se no, allora, da fare sarebbe un errore. 2 minuti sondaggio, vediamo. Secondo me può essere equilibrato questo sondaggio, io ve lo dico. Magari sbaglio. Molta fiducia. E invece... Allora, chi non vuole Depay potrebbe anche smettere di guardare il calcio. Max Power ti invita, caro Alberto, a dedicarti all'Ippica. Alla comunicazione. Al mondo della comunicazione. Va bene. Depay è un giocatore forte. Panos, vedi, come sempre, capiscono come vogliono loro. È un giocatore forte, ma nella fase terminale della sua carriera. Perché sono 3 anni che fa i numeri. Poi, quando l'ho visto giocare contro noi in Champions, mi era pure piaciuto, ma voglio dire, abbiamo bisogno anche Milik, in alcune situazioni, un giocatore utilissimo, ma super utile. Ma Milik c'è già. Sì, no, ma per dirti, però è un giocatore che se non fosse la Juventus, avrei dei dubbi a comprarlo per il discorso fisico, no? Sì, ma anche non ballano, solo fisico. Ballano 20 voti, con 10 voti si ribalta il risultato. Siamo 46%, 54% votate attraverso i vostri dispositivi, il computer, tutto ciò che avete, ragazzi. Allora, meglio Neymar, a 2 milioni e mezzo. Ma sicuro, meglio Neymar. Ah sì?
Non sì, è finito da scegliere. 3 anni, Alberto. Lui. Ma almeno mi porto marketing. Ecco. Almeno mi porto un po' di marketing, scusami. Mi prendo Neymar, gli faccio fare 2 partite, ma gli dico fai quello che vuoi, entra col Como e fai, siamo 2-0, entra e facci vedere qualcosa. Allora, manca pochissimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 57% sarebbe un errore. Avete votato in 400 quasi, mi fa grande piacere. Sarebbe un errore, però vedi che c'è una grande fetta di juventini che davanti dicono una stagione così complessa, così che si gioca davvero senza soluzioni di continuità, davvero pensiamo di sostituire, cioè di ottenere il massimo da Vlahovic, dall'attacco, di sostituirlo senza accorgercene quando ce ne sarà bisogno? Questo è il discorso, però. Luca. Eh no, però il discorso è questo, perché adesso c'è solo il svincolato. Tu mi stai dicendo, c'è forse un problema, e poi però dall'altra parte è la soluzione Depay. No, il problema, infatti, problema possiamo discuterne. Infatti io dico sempre questo, Depay... Io sai cosa rispondo su questo? Mi fido di Thiago e della società. Bravo. Perché? Perché? No, non adesso, perché adesso fanno con quello che hanno, quindi mostrino. Ma dato che durante il mercato estivo, ve ne sarete accorti, poco feedback, poco movimento sulle prime punte, e veniva raccontato poco concretamente l'idea del famoso vice Vlahovic, tant'è che la Juve arriva a dirci, a farci sapere, un po' a tutti, lo sapete, a 20 giorni dalla chiusura del mercato rimane Milik. La famosa frase rimane Milik. Lui dice, ma è rotto, già hanno deciso, hanno messo fuori progetto 20 giocatori e Milik rimane. Perché la Juve, anche con quella mossa, in qualche modo fa capire che cosa? Che il mercato del vice Vlahovic, la Juve non l'ha veramente affrontato. Tema. Quindi io arrivo a dire, per quel motivo lì dico, mi fido che ci sia un pensiero, non che una situazione in cui ci siamo trovati. Ecco perché non penso alla soluzione d'emergenza, perché non la vivo come un oh mamma mia, avevano in mente queste 3 cose, queste 3 opzioni, non hanno fatto nessuna delle 3, allora posso pensare a Depay. Io questa opzione non l'ha valutata, non l'ha presa in considerazione questa sessione di mercato. Poi giusto o sbagliato, come dicevi tu Alberto, questo si può discutere. Mister, forse è sbagliato. Guarda, io penso che un vice Vlahovic, forse io l'avrei cercato. Non so però le condizioni di Milik. Se Milik è recuperato a brevissimo, ci sta che loro abbiano pensato a delle zone del campo dove si sentivano meno coperti, soprattutto perché Thiago Motta si aspetta molto dalle fasce, no? E la Juventus sulle fasce numericamente aveva pochi giocatori fino a questo mercato, no Luca? Perché di fatto sono 3 giocatori esterni nuovi: Bangula, che viene dalla Next Generation, ma l'anno scorso 0 presenze, con Sessao, Nico Gonzalez, anzi 4, c'è anche Cabal. E se vuoi c'è anche Savona, 5, cioè sono tutti esterni tra bassi e alti che sono stati immessi nella rosa, e di fatto sono uscito Chiesa ed è uscito Danilo, no? Quindi Danilo, scusa, De Sciglio. Quindi... Allora abbiamo in collegamento, credo audio, Nicola Balice, La Stampa. Ciao Nicola. Ciao a tutti. Oh, ti sentiamo molto bene, ti sentiamo molto bene. Allora ascolta, secondo te, guarda, parto proprio da qui, magari hai sentito, secondo te, allora noi capiamo che sia stata una scelta, ma questa assenza di un oggettivo vice Vlahovic può essere un errore? Ma l'assenza in realtà non c'è, siamo sempre lì a discutere le scelte che possano piacere o non piacere, rivelarsi giusto o sbagliate, ma la Juve a un certo punto ha deciso che vince Vlahovic, se proprio vogliamo giocare con le pedine, e Milik, è quello che dicevo. La Juve sul mercato a un certo punto, e qui giochiamo già molto d'anticipo, ben prima della conferma di Milik, stava cercando tra gli esterni
almeno uno che potesse essere sia complementare a Vlahovic che giocare in luogo di Vlahovic. E abbiamo visto già domenica scorsa che questa figura poi ha risposto il nome di Nico Gonzalez. Per quanto potesse piacere molto poco ai tifosi, in questo senso una delle prime scelte era veramente Raspadori, poi si è virato su Nico Gonzalez puntandoci moltissimo, perché è stato un investimento molto molto importante. Allora, Nicola, anche... hai delle ultime che... su Nico? Scusa. No, è ancora presto. Si sono messi in contatto i due staff, però non filtrava particolare preoccupazione. Ieri, a fine partita, sembrava molto sereno dalle immagini, però indicazioni dirette ancora no, mi spiace. Comunque, tu dici, non trapela grande preoccupazione. Guardando le immagini della partita, del dopo partita, lui che ride, scherza e cammina bene, non è uscito vistosamente zoppicante o scuotendo la testa, potrebbe essere solo un colpo, questo è quello che si spera, però sta parlando del nulla in questo momento, le percezioni valgono veramente poco, purtroppo. Valgono di più le percezioni, scusa, valgono di più le percezioni, immagino, su Francisco Conceição, no? Sì, parliamo di una lesione, purtroppo c'è poco da fare. Quando il comunicato della Juve dice 13 giorni... La sua ultima uscita pubblica. Vai pure. Dicevo, quando il comunicato recita nuovi controlli fra 10 giorni, vuol dire che poi ne servono almeno il do. Va bene, almeno. Va bene. Senti, che voto dai alla Juve, Nicola, di queste prime del blocco delle tre giornate? Detto che l'ultima è quella sicuramente uscita meno bene, e tra poco qua con noi collegati c'è un Mister Gatta, c'è Pano, ti faccio girare qualche domanda da loro mentre vai in redazione, però il tuo voto alla Juve che hai visto fin qua? Ma quanti punti, un bel set, direi. Credo abbia fatto quello che doveva fare, credo però che sia anche un giudizio, infortuni a parte, che rischia di essere fine a se stesso, nel senso che ritengo che la Juve vista in queste prime tre giornate non sarà la Juve che vedremo durante l'anno, almeno per interpreti. È stata una Juve occasionale che ha ottenuto quasi il massimo di quello che poteva ottenere. Io penso contro la Roma, poi si è voluto anche buttare dentro nel secondo tempo i nuovi per cercare di avere un po' di entusiasmo, la scintilla, ma è anche vero che la Juve ha creato in tutta in brillantezza, perché abbiamo visto finalmente i nuovi, ma i nuovi in inevitabile ritardo, perché sì, credo che con la Roma si potesse fare di più, credo che comunque la Juve non abbia subito un tiro in porta, e le sue due occasioni pulite con Vlahovic che abbia avuto, e Vlahovic si conferma per il momento ancora un giocatore che non è sempre là. Quando ha due palloni, gli bastano due palloni per fare un gol, ma a volte gliene fa gol al primo pallone, ma sono più le volte che due, tre, quattro occasioni rischiano di non essere sufficienti. Spero che mi smentisca da lì in poi, però contro la Roma, al di là della girata sporca preparata da svilare nel primo tempo, il pallone che gli ha aspettato Koopmeiners che inizia ripresa, quello è un centravanti di una squadra forte, deve fare gol o quantomeno deve creare qualcosa di concreto. State ascoltando la voce di Nicola Balice, dato che so che Pano e Gatta poi devono scappare, se hai una domanda Alberto per Nicola? Allora, saluto sicuramente Nick, volevo sapere se ci sono delle notizie su Douglas, se secondo lui a Empoli sarà titolare. Io credo di sì. Penso possa essere titolare anche per dare continuità al lavoro di questi giorni. Gli altri centrocampi, io mi a questo punto, senza fare lo scienziato, senza usare la sfera di cristallo, mi stupirei molto di non vedere la coppia Douglas Locatelli titolare ad Empoli. Perché più sono rimasti loro.
più Cobb Miners? Più Cobb Miners, dipende anche da come verrà dipinto il resto del centrocampo. Può darsi che possa giocare con Miners anche per dargli minutaggio, e con Ildiz pronto a subentrare a seconda delle squadre che si porta presso la nazionale o titolare sulla sinistra. Comunque sì, una domanda poi così scappo e poi così la lascio anche per te, Luca. McKennie, secondo voi può avere solo un ruolo da centrocampista? Molto male quando è entrato, si vede che fuori dallo schema di Thiago per ora, oppure lo si potrebbe riciclare come terzino destro oppure anche come esterno davanti? Non lo so, io penso che possa essere proprio il 23esimo giocatore, cioè il giocatore dove serve, se serve, dove serve. E Arturo è il 24esimo? Mi sta quest'anno. Dicevo, Nicola, Arturo è il 24esimo o non è neanche il 24esimo? Oggi non è neanche il 24esimo. Oggi non è neanche il 24esimo. Oggi. Poi io credo che finché saranno aperti i mercati, la Juve continuerà a provare a venderlo. Solo che si stanno chiudendo anche quelli. A prestarlo, a venderlo, a fare qualcosa. Non è una mano tesa verso di lui il posto in Champions in questo momento. Tanto è vero che questa settimana non si è allenato il gruppo. Allora, grazie a Panos. Mister, ciao, hai una domanda per Nicola? Ciao ragazzi, ciao mister, ciao Luca, ciao a tutti. Ciao. Nicola, una domanda. Quanto sei stato stupito del fatto che con Miners comunque ha giocato subito un tempo, dopo tanti mesi che non faceva una partita? Bella domanda. Un po' sì, perché effettivamente l'abbiamo visto e non era pronto. Però se tu vuoi far sentire subito importante un giocatore, io credo che Thiago abbia letto la partita e abbia capito: se gioco 20 minuti con Cobb Miners o 45 minuti con Cobb Miners, probabilmente sta partita sempre 0-0 finisce o non viene decisa da lui. Facciamolo sentire subito importante, facciamogli respirare l'ovazione nell'intervallo mentre si scalda, diamogli più opportunità di provare qualcosa, di tornare ad essere giocatore dopo 3 settimane di pausa, diciamo. Credo sia stato fatto mentre con Sessao l'ha messo dentro per cambiare marcia. Credo che con Miners l'abbia messo dentro per Cobb Miners. Questa è l'idea che mi sono fatto. Sì. Senti, ma leggo ancora tante critiche a Locatelli qua in chat. Chiunque meglio Locatelli, ho visto un perché non reintegrare Arthur se c'è Locatelli, insomma non ha fatto ancora cambiare idea Nicola Locatelli. Tu l'hai visto credo 2 volte su 3, giusto? No, 3 su 3, eri anche a Verona, giusto? Ero a Verona ma non l'ho visto col Como. Perfetto, allora l'hai visto le ultime 2. Tu adesso, a prescindere dal voto della prestazione, sicuramente ampiamente sufficiente, ma tu l'hai vista per quando vedi Locatelli muoversi, Locatelli in campo, dallo stadio, vedi un Locatelli diverso? Io vedo un Locatelli che è comunque un punto di riferimento per i compagni. E okay, questo è importante. Non è un giocatore, perché poi ci sono quei giocatori, il mister ce lo può confermare, che a un certo punto perdono la fiducia dei compagni e la palla la ricevono proprio solo se non si può fare altro. Sì. Lui è un giocatore che viene anche cercato, che viene ascoltato, quindi è un giocatore importante. L'anno scorso è andato in difficoltà a un certo punto come tutta la Juve, però io credo che uno come lui meriti un po' di credito da parte dei tifosi. Ha giocato per non tirare mai il fiato, poi ha perso anche il calato di rendimento, in questo modo anche perso l'europeo, ha giocato con delle costole rotte. Locatelli comunque è uno che io faccio fatica a pensare possa essere effettivamente fischiato per qualche passaggio indietro o per qualche giocata sbagliata. È veramente uno che
di quelli che ti lascia la maglietta piena di sudore, ed è uno che l'anno scorso più di altri si è sacrificato tanto. Non sono tanti giocatori oggi che giocano, che scendono in campo rotti, ma rotti per davvero, e lui l'ha sempre fatto. Quello che non mi aspettavo è che fosse così effettivamente centrale in questa di campionato. A me sembra uno che viene ascoltato. Ricordiamo che ha fatto la preparazione dal primo giorno, quindi lavora con Tiago dal giorno 1 lui, quindi non dico che è favorito da questo, ma ha potuto sicuramente far vedere tanti aspetti di lui a Tiago Motta. Sì. Ha avuto il tempo per farlo, ecco. E credo che una gestione come quella di Tiago Motta, per quanto Allegri abbia sempre considerato un leader, gli possa fare bene proprio per questa idea, presunto reale, comunque questa idea che tutti i centrocampisti debbano fare tutto. A Locatelli, dopo 2 anni di difensore aggiunto, gli possa servire un po' più di briglia sciolta. E devo dire che soprattutto Luca, devo salutare io. Ciao Nicola. Ciao, Michele. Ciao mister. Ciao mister. Ciao, mister. Nicola, ti lascio andare, ti chiedo una cosa velocissima. Io, dovendo immaginare il futuro, chi sarà tra nuovi arrivati? Chiunque, puoi dirmi chiunque? Di cui tra un anno diremo wow, meno male che l'abbiamo preso, è veramente forte. Chi sarà dei nuovi arrivati questo uomo, questo nome? Con Miners è facile, ma non voglio pensare che tra un anno non si possa dire questo, perché già soltanto dire ha fatto il suo è troppo poco, per come lui ha voluto la Juve, per come la Juve ha voluto lui. Ci sta la risposta. Nicola Balice, La Stampa, buon lavoro. Ciao a tutti. Ciao Nick. Ciao. Michele, tu invece cosa avresti risposto alla mia domanda? La chat, allora, prima di dirmelo, la chat ha usato tutti gli strumenti a disposizione. Fantastico. Guarda, Turam, Cobbine. Vado in ordine, eh? Uno dietro l'altro. Douglas Lewis, Cabal, Azic, Di Gregorio. La sequenza è incredibile. C'è tutti hanno un buon pensiero per uno, ma non c'è una risposta così dominante. Cabal, per esempio, è molto gettonato in chat. E non c'è, secondo me, la risposta più importante, Luca. L'allenatore. Però non l'avevo incluso nella domanda. Sì, ma io ti conosco. Pur di non rispondermi con quello che pensi, mi hai tirato fuori. No, non è vero. Se devo parlare di un giocatore, io dico Thuram. Io dico Thuram perché secondo me sarà l'ago della bilancia del centrocampo. Con Locatelli di nuovo davanti alla difesa, come l'abbiamo visto nelle ultime due partite rispetto a Como, si è vista secondo me un'altra squadra. Con Thuram c'è quel passo in più e che comunque permette a Locatelli di giocare più avanti, cosa che secondo me dà più sicurezze sia a lui che alla squadra. Abbiamo sempre detto che la posizione davanti alla difesa non è la sua. Infatti stiamo vedendo un altro tipo di giocatore, soprattutto perché interpreta il ruolo in maniera diversa, e soprattutto con il Como secondo me ha fatto una gran bella partita. Quindi vedere Thuram davanti alla difesa con determinate caratteristiche, poi dicevo, cioè continuo quello che dicevo prima, Thuram va a incastrarsi con le proprie caratteristiche con altri giocatori, va a completare il centrocampo magari con Douglas Lewis, che ha caratteristiche completamente diverse. Ed è il bello del centrocampo di quest'anno. Ma le gerarchie, così spigolo, che ringrazio, io ringrazio tutti, Neolinox che ci saluta, Aske, Dani Alex, siamo 2000 in un venerdì, apparentemente solo per capire come sta davvero Nico Gonzalez. In realtà abbiamo una voglia pazza ogni giorno di aggiornarci sulla Juve, ci sono dei feedback, abbiamo sentito anche Nicola Balice, sono stati con noi Panoz e Mister Gatta.
e nel loro occhio ancora letto una, hanno vissuto allo stadio Juve-Roma, che è stata una partita combattuta ma come emozioni piuttosto piatta, eppure li ho già visti pronti per la prossima. Comunque vuol dire che l'elemento di fiducia è ancora molto molto dominante in ognuno di noi. Michele, secondo te, nella testa di Thiago e secondo tutti voi, la gerarchia a centrocampo è virtualmente chiara oppure lui è open-minded davvero? Centrocampo, che, perché adesso uomini ne abbiamo lì, parecchio. Secondo me non ce l'ha ancora bene in testa, perché soprattutto non li ha potuti allenare per così tanto tempo per avere delle idee davvero chiare. Secondo me si parte da un uomo solo che sì, gioca a centrocampo, però magari è più offensivo, Ildiz e altri 10, che tanto ormai Ildiz lo stiamo vedendo sempre più in mezzo al campo. Quindi per Motta è Ildiz e altri 10. Clippiamo, ragazzi, clippiamo. Clippiamo video e clippiamo anche qua sopra, così proseguiamo. Prego. Io pensavo, sai che pensavo stessi dicendo Cop Miners altri 10? Anche per come l'ha trattato. Sì, però bisogna sempre vedere come si evolve il rapporto. Ovviamente speriamo in maniera strapositiva, però come sta coccolando Ildiz in queste prime settimane è veramente importante. Poi la numero 10, non ci dimentichiamo però ovviamente anche di Cop Miners, che ci è apparso ovviamente ancora lontano dalla migliore condizione fisica, però è stato molto, secondo me, sottovalutato quello che ha fatto lui in campo. Sono andato a leggere dei dati. È stato l'uomo che ha fatto più passaggi chiave all'interno della partita ed ha giocato solamente 45 minuti. Il primo che mi viene in mente... da centrocampista avanzato senza mansioni difensive, e lui poteva non rientrare nella linea degli altri due, questo si è notato, almeno a occhio io l'ho notato così, quindi era dispensato da un meccanismo, diciamo, di interscambio con i compagni. Sì, mi viene da pensare dopo pochi secondi quel pallone in verticale che dà dal cerchio di centrocampo, se non sbaglio proprio per Ildiz, nell'azione in cui Vlahovic sbaglia la lettura che doveva dare il pallone a Conceição, però nel complesso anche penso Cop Miners, magari per rispondere in maniera completa alla tua domanda, Cop Miners sarà l'uomo che sposterà gli equilibri, per citare Bonucci. Questa è una battuta di partita. Il punto fermo di Thiago è 11 e poi Danilo. Infatti io volevo domandare Che idea ti sei fatto? No, ma io voglio chiederti che idea ti sei fatto tu. E poi però la dici anche tu. No, ma io su Danilo ho precorso un po' i tempi. Ho detto attenzione, perché su Danilo c'è già stato un Thiago Motta che ha voluto intervenire sul giocatore, che intervenire sul capitano è sempre delicato, pronti via. Poi i test atletici, bene ma non benissimo, è una questione di carica, è una questione che sei stato, che hai fatto la Coppa America, o sono sempre così? Perché se sono sempre così per me non è abbastanza, tantomeno se pensavamo di farti fare il terzino destro come nazionale, eccetera. Da centrale l'abbiamo visto l'ingresso col Verona, può essere, cioè non lo so, credo che Danilo debba davvero avere la forza, la voglia, la passione che lui dice di avere, nel senso che lui la trasmette, di rimettersi in discussione. Ma rimettersi in discussione non vuol dire parto da zero, parto da Danilo, ma parto dal fatto che lo standard per il nuovo allenatore è diverso ed è in qualche modo trasversalmente azzerato. Forse lui deve fare questa operazione, perché se fa l'offeso gioca ancora meno di quanto pensa. Forse questa è l'idea. La tua qual è?
si è seduto troppo e ora sta cercando Thiago Motta di recuperarlo sotto il punto di vista motivazionale. Sì, che poi motivazionale vuol dire anche il rendimento in allenamento, certo, il cambiamento dei dati su cui magari da 2-3 anni ti sei seduto su certo tipo di dati, perché tu giochi di letture, di esperienze, no, cioè giochi. Cioè giochi, non è che giochi di esperienza. Poi sai, la pretesa di Thiago anche con la Roma, ci sono state pochissime fasi in cui siamo stati, se abbiamo difeso in area di rigore, quindi questo vuol dire che mediamente, anche quando siamo stati costretti a difendere di blocco, la linea di difesa era ai 20 metri, mediamente era ai 28 metri, quando eravamo in possesso andava ai 30-35 metri ed è la linea, ok? Quindi questo vuol dire che poi hai tanto campo ogni volta da fare, se devi inseguire, fare, deve. Per me ha la statura, voglio dire morale, ma intendo dire morale nel lato professionale del termine, eh. A me la filosofia, cioè del fatto che sia un grande uomo importante, poi ci fa anche un grande giocatore, però ha la statura professionale per rimettersi in gioco, non c'è, sì, secondo me una preclusione totale, però lo deve fare in fretta, se no resta stabilmente indietro. Attenzione, perché non abbiamo ancora visto Kalulu davvero. Io, ecco, questo è un altro interrogativo, cioè se Kalulu, che è voluto fortemente da Thiago, cresce, lì c'è un candidato in più forte. Anzi, come è entrato Kalulu a Verona, lo abbiamo ritrovato due volte nell'area avversaria, quindi deve rimboccarsi le maniche Danilo per riprendersi, non dico il posto da titolare, però almeno per scalare le gerarchie. Ci sono giovani belli pimpanti che vogliono spaccare il mondo, e secondo me è anche giusto così, non è che perché tu ti chiami Danilo ma in generale tu devi, no, tu hai per forza il posto da titolare, cosa che secondo me è stato un po' così nelle scorse stagioni, perché molte volte facevamo anche delle analisi, ma guardate come gioca male lui, ma come mai non viene mai messo in discussione? Questa cosa invece è completamente cambiata, e io direi anche per fortuna del gruppo, perché secondo me in questo modo il gruppo cresce davvero, cresce nella competizione tra loro, e soprattutto sanno che devono sempre dare il 110% in allenamento per guadagnarsi il posto di titolare. Non dimenticate che Danilo non può superare le presenze, o meglio, se dovesse superare il 50% delle presenze rispetto al numero di gare stagionali della Juventus, scatta l'anno in più in automatico, come era successo ad Alessandro, che aveva una soglia diversa, non era il 50%, sta di fatto che è così. Intanto io dico, oggi è una su tre, è sotto. Zero minuti allo stadium. Questa cosa ogni tanto me la devo ricordare, perché zero minuti allo stadium, e comunque non crediate che queste cose nell'animo dei giocatori non abbiano un peso.